Bawa, Minna-san, anche stavolta faccio il video di sera. Ebbene sì, me l'avete chiesto in tanti. Nel primo video vi siete emozionati, avete pianto, avete gridato, vi siete stupiti, avete riso e mi avete chiesto di continuare, di andare avanti. E io sono qui a fare questo video oggi, ancora una volta, con altri improbabili snack dal Giappone. Nell'episodio di oggi, in questa rubrica fantastica dove io divento una meravigliosa cavia umana, ho selezionato per voi tre prodotti. In realtà, diciamocelo sempre. Allora, sono andata al Combini con alcuni del Giappo Tour e gli ho chiesto di selezionare alcuni prodotti per me. Loro ne hanno scelti due, mentre uno l'ho scelto io perché è una novità. Suspense. Iniziamo subito, non perdiamo altro tempo a disgustarci con il primo prodotto di oggi, che è... Tan tan tan! Il prodotto di oggi numero uno si chiama Giant Calpico. Sulla bustina, allora, è a forma di gelato intanto, però non è gelato perché è duro e non è freddo. E c'è scritto Ichigo, quindi il gusto è Ichigo. C'è un cono con della roba dentro che dovrebbe essere tipo Ichigo Choco, quindi cioccolata alla fragola. Ho detto gusto Ichigo prima, gusto fragola. Anche Milk Choco, quindi cioccolata al latte dentro. La consistenza interna sembra un po' le bolle del taiyaki rosa dell'altra volta, del pesce. Glico Giant Calpico Ichigo. Tekkai oishisa! Tekkai oishisa! Ovvero una buonezza, non lo so. Oishisa sarebbe la gustosità. Dekkai sarebbe tipo gigante. Quindi a quanto pare c'è una versione più piccola di sto affare e tutto il mondo, ovvero almeno tutto il popolo giapponese, ha sentito il bisogno di averne uno ancora più grande. Sentiamo, non lo so, magari è buonissimo. Qui ti spiega come aprirlo con le manine, ma ovviamente io sono impedita e farò un fail gigante. Il nostro esperimento di oggi si presenta così all'apertura. Quindi lo sbuccio con un gelato. Ciao, cartina. Guardate un po' tutte queste bolle rose che adesso io andrò a assaggiare. Ah, signore. È duro, come vedete. Fa di fragola. Ma no, non mi piace questo. Si è spensato. Ah, vabbè, sentiamo un po'. いただきます。 Allora, all'inizio mi fa schifissimo perché la consistenza è, non lo so, sembra tipo di addentare un rossetto. Però forse, non lo so, è la fragola che mi dà me, perché quando sono arrivata alla puntina di cioccolato che è qui non era così male, quindi forse gli do un altro morso. Sono tutto sul naso. Il cono è ancora normale, la parte fragola è troppo dolce, quindi stucca veramente tantissimo. La parte del cioccolato è più buona. Proviamo a sentire la parte che preferisco di ogni gelato, ovvero la puntina, che però non è di cioccolato, però ha il cioccolato al suo interno. Quindi mangiamoci questa. Questo è buono, cioè il cioccolato dentro è buono. Next, il secondo prodotto selezionato per me dai giappoturisti del Combini è un prodotto che c'è in tanti gusti. Diciamo, di base il prodotto è al cioccolato, però ovviamente non potevano prendermi una cosa al cioccolato perché sarebbe stato troppo gentile e carino da parte loro nei miei confronti. Invece di quello al cioccolato hanno scelto per me questo Kinoko no Yama, la montagna dei funghi, della Meiji Choco Snack. Allora, sono cioccolatini dolcetti comunque a forma di fungo e il gusto è creamy pumpkin. Creamy pumpkin è crema di zucca. Dai, ti prego, non è vero. Sopra ci spiega la freccettina. Pumpkin Asino Choco è una cioccolata al gusto di pumpkin, che in giapponese in realtà sarebbe kabocha, però loro scrivono pumpkin perché wow, che figo scrivere pumpkin. Pumpkin. Invece
invece sotto, la parte sotto il gambo del fungo è un sacco sacco cracca, un cracker, quindi una cosa molto sfiziosa, croccantosa, eccetera. Allora, la confezione è un po' troppo carina. No, come andiamo? Apriamo. No, ti giuro, è una puzza tremenda. Sembra... No, sembra verdure marce intinte nello zucchero mescolate con del cioccolato bianco andato a male. Io vi giuro, vorrei che questo video avesse gli odori. Vediamo qual è il primo. Devo veramente mangiare della cioccolata allo zucchero, cioè me lo state chiedendo veramente. Itadakimasu. E mangiamo prima la parte zuccosa. Che schifo! No, ti giuro, cioè la... No, veramente sa di verdura marcia. Bye bye! Cioè la consistenza non è male perché è cioccolato con biscotto, eccetera. Ma il gusto! Sa di verdura marcia zuccherata, cioè è terribile! No, in realtà quelli al cioccolato sono buoni, ma questi qua vi prego. Tu, Dit, Meiji, per favore. Non farle mai più, ti prego. Questo è un video messaggio per te, Meiji, se mi stai sentendo. No, pure la medaglia, scura mai le cosa sai, molto maso i cala. Molto maso io, pure. Pare va cauno pure. Next! Il prossimo prodotto di oggi è una novità. So che molti di voi mi hanno chiesto, comunque siete appassionati delle cose in serie, per esempio i Poki a tutti i loro gusti, i Kit Kat, il matcha, la fragola, eccetera eccetera. Un'altra cosa che viene prodotta in serie in Giappone di diversi gusti è la Fanta. Conoscete tutti la famosissima Fanta all'uva, perché è in commercio ormai da molti anni, i giapponesi amano il gusto uva. Però ho visto che è uscito un nuovo tipo di Fanta ultimamente, c'era tipo quella lychee, come si dice, tempo fa, mentre questa volta ne ho trovata una che è tipo uno dei miei gusti preferiti, una mia frutta preferita, quindi ho dovuto comprarla per forza. Pam! Fanta al, vediamo se indovinate, mango, signori e signori, Fanta al mango. E tra l'altro la cosa figa di questa bottiglia è che di qua c'è scritto Fanta in romaji, mentre da questa parte c'è scritto Fanta in katakana. Proviamo a toglierci il gusto del coso di prima con un po' di Fanta al mango, sperando che sia buona. Esplosione tra 3, 2, 1. Allora, ho appena fatto mi è venuto tipo un odore di mango su per le narici fino al cervello. Ma noi non ci arrendiamo. Io credo in te, Fanta. Fanta-chan, io lo so che tu puoi togliermi quello schifoso gusto di prima di verdure. Dimmi che lo farai. Ai, Serena-chan, gamba di mus. Ti prego. Itadakimasu. Sembra quella delle pubblicità, tipo è buono! Sì, è buona. Sa proprio di mango, mango frizzante, però io adoro il mango, quindi è veramente buona. No, non sono stata pagata dalla Fanta per fare questo video, però è veramente buona questa. Al mango. Dovrebbero farla in Italia. Sei riuscita a salvarmi da quel maledetto gusto. Bene ragazzi, i tre prodotti di oggi finiscono qua. Fatemi sapere quale vi è piaciuto di più. Come al solito, se avete qualche consiglio, qualcosa di farmi assaggiare, se lo trovo in giro, perché poi li tolgono dalla produzione, chissà come mai, fatemelo sapere con un commento, ditemi le vostre impressioni, aiuto, mi sto morendo tutto. Fatemelo sapere con un commento, con un messaggio, e se vi piace il video condividetelo, fate quello che volete. E niente, ci vediamo alla prossima avventura qua in Giappone con me. Ciao! E siccome è notte, oyasumi nasai! Non credete che è notte? Ho portato a vedere la stanza buia e questa luce accesa. Allora, aspetta, vi faccio vedere io. Bam, bam, bam. Oyasumi nasai!